formazione ed istruzione. Perché solo la conoscenza rende liberi. Servizi alla persona, perché vi è più gioia nel donare che nel ricevere. Ricerca e sviluppo, perché nella ricerca alberga lo sviluppo, il solo in grado di rendere abili di scegliere. Progettazione ed erogazione di servizi di promozione, marketing e comunicazione. Perché nel comunicare, spesso, si nasconde la soluzione. Associazione Progetto Giovani. Innovativi per tradizione. Dal 2007 Medi Networks offre alle aziende e ai privati sistemi di connessione evoluti, basati su tecnologie che permettono di far arrivare internet veloce ad Alcamo e in tutta la Sicilia. Offriamo soluzioni su misura e ti assistiamo passo dopo passo per migliorare l'operatività della tua azienda e connettere la tua casa senza DSL alla rete internet veloce. La nostra rete è senza cavi e portiamo la banda larga ovunque. Grazie ad una tecnologia che permette di raggiungere anche zone non coperte da servizi di connettività tradizionali. Potrai telefonare e navigare senza linea fissa o abbonamenti telefonici ad altri operatori e con tempi di attivazione immediati. A noi bastano 2 ore. Medi Networks, tecnologia evoluta che cresce insieme a te. Medi Networks, il tuo internet service provider di fiducia. Internet a banda larga a partire da 10 euro al mese. Connessioni in fibra 100 MB in promo a soli 23,80 euro al mese. Medi Networks, il migliore servizio al miglior prezzo. Chiama ora allo 0924 51 45 61. Per lasciare un mondo migliore ai nostri figli. Per risparmiare soldi ed energia. Per portare la luce del sole nelle nostre case. Perché cambiare si può. Perché non è ancora troppo tardi. Lemon Sistemi. Tutti i colori dell'energia.
siamo sempre al solito comunque, anche perché io ti ho detto di no, Frenge, guarda, vedi che lo dico io, siamo sempre alle solito, sena, veramente, io a volte con te, credimi, E meno male che lunedì è stata la festa delle donne, mi ha portato le mimose, mi ha riempita di complimenti. Ascoltami, tu sei questo, no, questo sei, mi questo dispiace, è vero Ciccio Labita. No, non è come dici tu, Valentina, no, invece perché è come dico io, da sempre perché... per sempre. No, è da non sempre ti devi per permettere sempre mai che si sono portate più le mimose per l'8 di marzo, Valentina, non mi rinfacciare le mimose pure, dai, per favore. Ragazzi, ragazzi. Una notizia dovevamo dare, invece no. No, siamo in diretta. Scusate, ma volevo dirvi soltanto che siamo in diretta. Ciccio, ma sei fatto fino da quando sei dimagrito? Ma non è vero, Valentina mia. Bello. Bello della mia core. Ah, l'occhio come due gocce da lime. È vero, così potevo fare l'ossata. Scusate, sì, sì. Scusate, ma fino a poco fa non vi stavate ammazzando come i cagnolini? Noi? Vero. Ma quando mai? Ma che dici? Ma poi stai scusami, scherzando? Non hai assolutamente immagini che testimonino che esatto. Noi abbiamo litigato. No, sì, eravate mezz'ora, eravate in diretta, mezz'ora. Ma non è vero, stavamo solamente recitando un copione, sì, che sì. Era il copione di una moglie e il marito. Sì, sì, vabbè, sorvoliamo, sorvoliamo. Che andrà in onda sì, prossimamente. Su AP Web. Sì, sì, sì. Ma sì. Buon pomeriggio e benvenuti alla quinta puntata di A Porte Aperte, Bassa Cunce Fritto Fora. Al mio fianco Valentina Renda a tenervi compagnia. Ma buon pomeriggio. Sono il padre delle mie carezze e la madre delle mie esperienze. Sono figlia di una certa fama. Valentina, sono una figlia. Valentina, che poi vengono tutti gli uomini qua. Loredana, ecco, l'abbiamo persa. Mayday. L'abbiamo persa, è andata via. Questa è per tutte le figlie di Loredana, anche se in realtà io sono più una nipote di Loredana per te, perché mi sento più figlia di mia Martini. Esatto. Aspetta che risalgo sullo sgabello, perché sì, veramente è più sono... sì. Mamma allora, mia. Questo sarà il momento. Ma mamma, ma non mi potevi fare più alta di 10 centimetri? No, io la colpa non è l'abito, mamma, l'abito padre, che ci vendere un curpicello che ho stato tanto. No! Siamo in Eurovisione, scusate, tu dici scusate. Queste cose. Nel senso, un aspetta, questo è il momento più importante di tutta la puntata, sì. Di tutte le trasmissioni, esatto. Di AP Web Radio. Esatto. Prego, vediamo Valentina che cerca. Di ragazzi, scusate, no, ho difficoltà. A precare se nello sgabello. Ma posso vai. Litigare pure con uno sgabello? Adesso ci sono riuscita. Mi dovete dare tempo. Un applauso, ci un arrivo, applauso. Ci arrivo, ho bisogno di tempo. E no, allora... non è che hai bisogno di tempo, tu hai bisogno di un banchetto. No, io ho bisogno di uno bravo, di uno bravo. E allora fatemi salutare il mio adorato pubblico. Ciao, ciao pubblico, ciao pubblico. Ciao, ciao, ciao. E fatemi salutare. Dimmi, dimmi. Colui il quale continua, sì. Con coraggio. Sì. E anche con molta incoscienza a pilotare questa gabbia di matti, Paolo Di Bella. Ciao Paolo, la regia. Bene, bene, bene. E allora, cara Valentina, aspetta, fermati. Che dai, cosa? Dai. Perché c'era Paolo che sì, voleva sì, dire qualcosa. Sì, cosa che doveva sì, dire? Sì, sì, devo dire, effettivamente volevo ringraziare sì. Sia Francesco che Giuseppina per Giuseppina. Cioè, chi è Giuseppina? Ah, scusami, ho fatto una gaffa, scusami, Valentina, pardon, Giuseppina. Pardon, Valentina, che lei è stata così gentile nei miei confronti, è stata così, così squisita sì, che io... Vabbè. Sì. Vabbè. Quindi, c'è no, scusami, c'è Valentina, c'è Paolo e chi c'è, Paolo? Kinder c'è? Sorpresa. Kinder c'è? Sorpresa, Ciccio Labita! Grazie a tenervi compagnia. Allora, cara Valentina, che fa? La mandiamo subito a sta sigla perché abbiamo tante cose da dire oggi. Sì, sì, oggi un sacco di cose un ci sacco sono da fare, da condividere, sì, da dire. Abbiamo ospiti. Sì, abbiamo ospiti. E quando me lo dovevate dire? Ah, perché non te l'abbiamo detto? No! Questa è una trasmissione che si basa sugli ospiti. Adesso mi incazzo io, Allora, Paolo, ascolta. Noi ti volevamo cogliere alla sprovvista perché siccome sappiamo che tu sei bravissimo sì. Nelle improvvisazioni, sei molto professionale,
Insomma, non avevamo dubbi che avresti fatto un ottimo lavoro lo stesso. Sì, ci proviamo. Ma quindi sta sigla la mandiamo sì o no? Perché poi dobbiamo partire con i saluti, sì, gli ospiti. Sì. Dove ci possono ascoltare news, e quant'altro. Esatto. Sì. Signore e signori, a porte aperte, manda la sua sigla. Sigla! Bene, bentrovati sempre qui su AP Web Radio, a porte aperte, quinta puntata, accanto a me Valentina Renda, alla regia Paolo Di Bella e per ora quello stupido che sta parlando al microfono, Ciccio Labita, che bella presentazione che mi sono fatta, eh! Ma sì, tu puoi tutto, caro Ciccio! Aspetta Ciccio, rifai la risata per favore. Non lo so, sembra indemoniato, non lo so che sei, ma è impazzito. Ma ce ne sono tantissime risate. Scusa, Valentina, sì, per favore, non è risata. Ottimo. Allora, salutiamo il nostro pubblico che ci guarda su Video Sicilia, canale 93 del Digitale Terrestre. Un bacione a tutti coloro i quali stanno ascoltando e vedendo la diretta sulla pagina Facebook AP Web Radio e Social TV. Però, caro Ciccio, ci sono altri due modi per ascoltare, vedere tutti i programmi di AP Web Radio e Social TV, ovvero? Ovvero sono visitate il sito ufficiale su www.apwebradio.it oppure scaricate l'app del AP Web Radio, che è solamente per gli Android. Ci stiamo ancora formando un po', è vero Paolo? Formando. Sì, ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. Work in progress. È giusto, Valentina? Sì, e poi abbiamo anche un numero di telefonino. Sì, il numero di... E ridere. Ma perché ridere? Che ancora, non fa capire? Ancora non l'ha imparato a memoria. No. Non l'ha imparato a memoria, no. Dai. Allora, il numero di telefono è il 339-82-49-046. Bravo! Mandateci i vostri messaggi, anche i vocali, perché no? Dite, esprimete cosa volete, punto. Ecco, assolutamente sì, siete assolutamente liberi di farlo. Un bacione voglio immediatamente mandare a mia cugina Belinda, che ci sta guardando. Ciao Belinda, tra l'altro una straordinaria infermiera. Quindi grazie tutto quello che fai e hai fatto e farai per tutti noi. Bene. E poi ancora un bacione al nostro Pietro Regina, sì, che domani insieme al nostro Paolo Di Bella e Renato Rocco condurrà a mezzogiorno su AP Web Radio una nuova puntata di Il Bello, Il Brutto e Il Cattivo. Ospite della puntata di domani, chi sarà, caro Paolo? E lui! Yes! Grandissimo! Guardatevi la puntata e lo saprete presto. Ti ho colto alla sprovvista, sì, esatto. Pietro, tu che sei il serio della situazione. Vabbè, stavolta ho esagerato, aprite la porta perché l'ho detto, bella grossa. Ti spiego perché mi hai preso alla sprovvista, perché in realtà il programma, siccome in realtà parla di uomini della politica, ma non di politica, è un programma che non parla di politica, parla di uomini della politica. Ed io con la politica ci sono litigato, nel senso che non ci sono molto, non sono molto interessato a questo mondo, anche se probabilmente sbaglio e avrò tante critiche, ma pazienza. E allora mi coglie alla sprovvista, anche se ho fatto i promo, anche se ho fatto tutto, insomma, quindi dovresti... Va bene, praticamente diciamo al nostro pubblico che devono assolutamente guardare la puntata per sapere chi sarà. Cara Valentina, e a proposito di politica e di politici, io ho subito una notizia strana dal web. Ok. E allora, come si sa, cara Valentina, uno degli scopi dell'arte, di chi la crea l'arte, è quella di stupire il visitatore. Quindi se tu sei un artista, no?
Ma come... io sono un artista. Come stupisci, per esempio, i visitatori che vengono a vedere una tua opera d'arte? Con che cosa faresti per loro, per esempio? Un'opera d'arte. Cioè? La prima con un Ma quadro. Mi hai vista? Proprio ci metti tu una fotografia sua in bianco e nero e l'illumino in terra. Precisa. Gli unici visitatori della mostra sarebbero mia madre, mio padre, mia sorella, mio cognato. Ma non è vero che ti conoscono in tanti. Allora, io verrei. Io per esempio verrei. Ciccio pare brutto però che mi conoscono in tanti. Io verrei, io verrei. Perché tu hai avuto la tua cultura artistica nell'ambito delle radio, anche fuori a fare le trasmissioni. Fuori dove? Che fuori c'è freddo. Io mi ricordo quando è stato il lockdown fuori il balcone di casa, hai fatto grandissime cose. Ma chi ha fatto fuori? Voglio saperlo. Arte. Si può dire, Paolo. Arte. Quindi vai. È quella di stupire il visitatore, sconvolgendolo nei più svariati modi possibili. Abbiamo visto di tutto. Qua parlano di opere d'arte fatte su un'auto sporca, anche addirittura fatte con i capelli raccolti dalla doccia, del chiusino della doccia. Vero, ci sono queste opere d'arte. Però il lavoro fatto da Gianni Motti non ha mancato di far discutere, perché l'artista italiano infatti ha esposto all'interno dell'Art Basel, un'importante fiera che si svolge in Svizzera, un'opera dal titolo evocativo Mani Pulite. Che non è un blitz, possiamo pensare al blitz, ma non è un blitz. Si tratta di un gioco di parole che... io mi viene da ridere perché non ci credo. Perché la stessa opera evocava il fatto di avere le mani pulite. E tu con che cosa te le lavi le mani? Allora, in questo periodo con la mucchina. Certo, vabbè. Lui ha messo esposto in questo museo una saponetta. Ma una saponetta non qualunque. Ma una saponetta fatto con il grasso di Berlusconi. Tu ci credi? E da dove l'hanno preso questo grasso di Berlusconi? Te lo dico subito, perché questo grasso lui dice se l'è comprato da un chirurgo che ha fatto una liposuzione al Cavaliere in una clinica privata del Ticino. Però tutto è stato smentito, a quanto pare. Fatto sta, cara Valentina, che lui ha venduto questa saponetta per la modica cifra di 35.000 euro. Io voglio sapere chi l'ha comprata questa saponetta. Secondo me è un lasciatone, credimi. E non ce n'è, credimi. Beh, parlando di politica ci stava questa comunque, Allora, a proposito, cari miei, caro pubblico, cari ascoltatori, come avrete sicuramente ben letto, è da lunedì 15 marzo cambieremo nuovamente colore. Basta, io mi chiamate la nostra Sicilia, la nostra Italia cambierà colore. Basta. Eh sì, noi siciliani torneremo arancioni fino al 6 di aprile. Perché è il periodo delle arance. Ma questo è il periodo delle arance? Sì, puro. Anche inizia a dicembre e finisce quando? No, Ciccio? Non proprio. No, proprio. È vero. Non no? Proprio, vabbè, diciamo. Però ci sono di chiare isto, però io l'ho aiuto. Allora, lo capisco, però ne dobbiamo parlare seppur brevemente, perché sicuramente il nostro pubblico è proprio stanco di sentire sempre le stesse cose, tutto il giorno, tutti i giorni. Basta. Però siccome facciamo anche informazione, è giusto che ne diamo notizia. Come no? Allora, dal 15 marzo al 6 aprile le zone gialle passano in arancione, dunque anche la Sicilia. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge con le nuove misure per il contrasto all'emergenza Covid. È a Pasqua, nei giorni 3, 4 e 5 aprile, zona rossa in tutta Italia. Evviva, andiamo a mangiare all'agnello sole, al russo sole degli... Salutiamo Fiocco di Neve e tutti gli amici vegetariani che ci ascoltano e ci guardano. No, scusa, Vali, chi è Fiocco di Neve? Capra di Heidi! Heidi! Ragazzi, chi è che non conosce Fiocco di Neve? Che una volta Heidi ha chiesto a suo nonno, nonno, dice, che c'è Heidi? Dice, ma per caso hai visto Fiocco di Neve? Dice, Heidi... Ma tu per Pasquetta dove eri? No!
andare alla scuola elementare. E l'ho capito, ragazzi miei, succede nelle migliori famiglie. Ma, no. Ma piuttosto, scusatemi, sì. Perché io passo dal sacro al profano, dal profano al sacro. Ma avete visto l'intervista che la mitica Oprah Winfrey, che saluto, sì, perché tra l'altro siamo molto amiche, come ha no, fatto ad Harry e Meghan? No, questa non me la sono persa, onestamente. Ma beati voi che ve la siete persi. Perché? Io che è successo? Un po' lo guarda... vabbè, insomma, un sacco di problemi nella famiglia reale, d'altronde è una famiglia, e come tutte le famiglie, sì, ci sono le simpatie, le antipatie. Insomma, però un sacco di problemi, ma noi ne abbiamo talmente tanti, ma che ci possiamo mai, voglio dire, prendere dispiaceri e preoccupare per la famiglia reale? Ma sappiamo quanto serve tu, ma veramente. Ma dai, no. Vabbè, oh, comunque. E allora, Paolo? Sì. Abbiamo qualcuno già in attesa? No, non ancora. Sì, ma certo che quando vuoi, Francesco, basta che tu parli e noi qua facciamo i miracoli. Ok. Allora, cara Valentina, sì, oggi abbiamo un ospite, come ogni nostra puntata. Sì. Il suo nome è Giuseppe Ingrassia, direttamente da Trapani, e qui in diretta a Porte Aperte. Ciao Giuseppe! Ciao! Come stai, Peppe, in quel dì di Trapani? Ti trovi a Trapani per ora o ti sei spostato? No, al momento sono a Palermo. A Palia! Sto traslocando. Ah sì? Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, Peppe... Cioè, da Trapani andrei a vivere a Palermo? No, sto traslocando da Palermo per ritornare a vivere a Trapani. Allora, tu devi sapere, caro Giuseppe, che io amo follemente la città di Trapani. La trovo meravigliosa, straordinaria, stupenda... E sai che l'anno scorso, sto parlando, sì, secondo sì, Giuseppe, vai, poi torniamo sì, sì, no, serie, fate con comodo, Francesco. Sì, sì, no, poi ci tengo no, a dire Giuseppe una pizza. Cosa. Sì, ci sono. Okay. Allora, io non ho mai avuto il piacere di vedere, di assistere ai misteri di Trapani. È una cosa misteriosa comunque. No, i misteri di Trapani, che sono famosissimi in tutto il mondo. L'anno scorso mia sorella mi disse: Valentina, ti prometto che quest'anno ti porterò ai misteri di Trapani. Giusto, giusto, ci è capitare davanti. Scoppiò la pandemia lo scorso anno, quest'anno non si rifaranno chiaramente per lo stesso motivo, però prometto a tutti i trapanesi che sono in ascolto che verrò a vedere i vostri misteri. Peppe, I love Trapani! Sì, esatto, una bellissima cosa. Peppe, come si chiamano tipo i misteri, no? Queste cose, come si chiamano? Le stazioni? Si chiamano stazioni? Sì, sono le stazioni della Via Crucis. Esatto. Facciamo una candidatura per Valentina. Leviamo un signore e ci mettiamo a Valentina nella, nella flagellazione. No, l'addolorata. Ma qual'addolorata? Signore e signori, ma rientriamo sì, scusate, Valentina. Scusate. Per questa parentesi. Signore e signori, abbiamo Giuseppe Ingrassia. Allora, Giuseppe mio, sei pronto per questa intervista? Prontissimo. E allora, Peppe. Giuseppe Ingrassia nasce ad Erice, giusto? Giusto. Classe 87, giusto? Giusto. Sei tu, sei... C'è posta per te, Giuseppe, Peppe! Sei tu quello che cerchia. C'è posta per te, allora, con una passione smisurata per la musica e per il teatro. C'è posta per te, Peppe. E allora, Peppe, io mi sono messo a ridere ieri sera, perché quando ho letto la tua biografia, no? Tutto comincia, perché è incredibile e simpatico, all'inizio della tua volontà, quando capisci che è arrivato il tuo momento nello scrivere, ma specialmente musicare, i tuoi brani inediti. Sì. A me viene da ridere, perché è stato geniale quello che hai fatto. Vuoi raccontare veramente quello che ti è capitato, come è successo? E perché è successo? Okay, allora, alle scuole medie, sì, al seconda fila, c'era una ragazzina di cui io ero molto invaghito perché aveva le minne grosse. Fermi tutti che mi sono perso un attimo, mi sono distratta. Però quando hai detto non so, ricomincio da capo. Tu capire allora, che Valentina aveva un funnuteano, capisci? Quindi già quando cominci a dire grosse, già è da sé. Non è vero. Ma poi ragazzi, io c'ho gonfio il cervello. Sì. Oh, e questo è giusto, conta. È giusto. Giuseppe, è giusto, scusami, ricomincia per favore. Okay.
alle medie. Allora, insomma, riassumendo un po' tutto quello che è stato il pensiero filosofico dal romanticismo a Nietzsche, okay, andiamo a farci attesare. E senza il peli sulla lingua, vai. No, insomma, per così si dice, tanto per scherzare. Allora, ho cominciato a comporre suonerie per cellulare Nokia 3210. Ti ricordi, Valentina? Certo, c'era il gioco Snake. Sì, esatto. Esatto. Proprio per conquistare le prime ragazzine alle scuole medie. E in breve ho acquisito una popolarità, perché sono diventato sei kid che ha la suoneria di Gigi D'Agostino precisa un po' cellulare. Ma scusami, ma c'era eri a scopo, cioè nel senso, ti facevi pagare? Era a scopo e basta. In che senso? No, forse non lo voglio sapere più. In che senso a scopo, ecco. No, era sì, le vendevo anche ai miei compagni, insomma, anche su richiesta le facevo, quindi. E dunque le facessi già le prime rane. Esatto, sì, è stato il mio primo business. Sì, e ma poi, la prima suoneria che ti hanno richiesto, Giuseppe, qual è stata? È proprio quella di Gigi D'Agostino. E sì, quale, quale? E qual era? Quale? Quella là che faceva na, 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 la passion, na, 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 na. esatto quella lì. La indovino con quella. Una cioè io mi paria tipo ciuri che devo cominciare a cantare. Come cazzo è fatto? Scusate, ma ragazzi miei, la passione è passione. Scusate. In tutti i sensi. Ebbene, esatto, Peppe, esatto. Quindi poi alle superiori, dopo che la tecnologia è andata avanti, non c'erano più le suonerie, ormai c'era altre tipologie di cellulari e quant'altro, nasce il primo gruppo, i Libido. Quando l'ho letto, mi è venuto... Libido. Libido. Ah, Libido, scusami. Sì. Infatti, quando io l'ho letto, su Libido, ho pensato subito a Jerry Calà. Ma c'entra niente quando lui faceva libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi, c'entra niente. Sì, eravamo così, un po' in quello spirito caciarone dell'adolescenza, si componevano dei brani spesso anche in siciliano, si rideva, si scherzava in sala prove, le prime sbornie, i primi amori. Certo, come no. Sempre legati, diciamo, a questo universo musicale che si andava costruendo, che poi era gavetta per la vita in generale, perché comunque la musica è qualcosa che ti forma nell'avere degli obiettivi e nel perseguirli, nell'ottenere dei risultati con l'impegno, certo, imparando a poco a fare le cose. Ora l'intervista sta diventando troppo seria, però. No, ma è giusto che sia così, anche perché sempre dove ho letto, voi avete creato un vostro EP in quel periodo. Sì, con dei brani, e scrivi anche che non c'era un'occasione ben precisa per suonare la vostra musica in quel periodo. E io ti faccio una domanda: un luogo strano dove vi siete ritrovati a suonare ed è andato tipo alla grande, c'è mai stato? Un ristorante durante un cinquantesimo delle nozze. Nozze d'argento. No, il cinquantesimo sono nozze d'oro, eh? Scusa, un 25 sono nozze. Allora sì, ok. Era un 25esimo di matrimonio con una platea over 60. Com'è andata? E alla fine non gliene fregava nemmeno più nulla del matrimonio. Ascoltavano noi. Dei festeggiati. No, è stato bello. Ottimo. Però vabbè, giocavamo in casa, eravamo molto vicini, diciamo, eravamo a Marausa, quindi vicini anche a casa, a Paceco, e dunque giocavamo in casa, c'è anche questo da dire. Ho capito. Allora, da questo progetto che avete avuto con il Libido. Sì. Ogni volta mi confondo, Libido. Col passar del tempo si evolve anche la cultura professionale della musica. E sono nati un duo folk, i Bardi, con l'uscita di un altro EP fatto da voi, autoprodotto da voi, e io, se mi permettevi, vorrei mandare in onda la canzone La vita a tre quarti. Olè, vai!
Sì, vabbè, non ci sono problemi. La vita a tre quarti. Ma poi perché? Mi devi spiegare poi il perché la vita a tre quarti. Ce lo spiega adesso e così poi facciamo vedere il pezzo in questione. Sì, sì. Perché, insomma, era un periodo della mia vita nel quale inseguivo fortemente la musica e vedevo che in questa società, soprattutto qui al Sud Italia, non c'era tanta, diciamo... sai come si dice, ma tu fai il musicista, ma qual è il tuo vero mestiere? E io invece volevo davvero fare il musicista, volevo scrivere i miei brani, quindi mi vedevo un po' distante dal resto della società e incarnavo questo stereotipo, tra virgolette, del matto, no? Quello che esce fuori dalle regole, e per questo la vita a tre quarti, una vita certo. Nella quale, come nella vita di ogni matto che si rispetti, manca quel tempo musicale, ma in realtà quella mancanza è ritmo. E noi siamo pronti, i Bardi, vai. La vita a tre quarti. Olè. Sono nato scoordinato e senza un bel linguaggio serio. Le parole senza mescono ordine un vero. Dunque non prendetemi sul serio se vi dico che la società in cui vivo mi fa proprio schifo. È una vita in quattro quarti per persone sole. Una vita dove il tempo è sempre pieno e duole. Mentre io, che vivo a tre quarti, mi sveglio la notte, abbraccio la luna e le grido todo. No, 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 todo. No, no, sono un pazzo. Voi matti siete voi. Non lo so, ma io vivo a tre quarti e va bene così, come mi sono stonato. Se un giorno mi andasse di cambiare il tempo della mia canzone, di certo lo farei senza aspettare di concludere una rima baciata, banale e scontata, tipo quelle tra ragione ed emozione.
La vita a tre quarti, Circo Massimo, i Bardi. Bravi, bravi, bravi. Valentina. C'è una frase stupenda che hai detto, che hai cantato, sì, che hai citato. Io sono un pazzo, ma i matti siete voi. Eh già. Giuseppe, ti voglio chiedere che rapporto hai con il tempo. Il tempo, bella domanda. Il tempo, sicuramente per me il tempo non è quello dell'orologio, è più che altro un tempo interiore che viviamo su questa terra e che dobbiamo sapere coltivare puntando a quelle che sono le nostre passioni, i nostri talenti, perché poi il tempo dell'orologio corre, ma se il tempo interiore non respira, e diciamo che si viene a creare una situazione molto difficile. Secondo me nasce proprio lì la sofferenza delle persone. Dove e quando avete capito con il tuo duo, quindi il tuo chitarrista, lo vuoi ricordare, no? Sì, sì, il grandissimo Leandro Grammatico. Bene, che Leandro lo salutiamo. Leandro Grammatico, ciao, certo. Di avventure di amicizia ormai da tanti anni. Andiamo in giro un po' dappertutto a portare la nostra musica, siamo diventati due fratelli, si può dire proprio con serenità questa cosa, una cosa molto bella. Bene, ti stavo dicendo, dove e quando avete capito con i Bardi che qualche cosa stava cambiando? Perché ho letto che siete arrivati in un concorso nel sì, 2015, sì, giusto? Sì. Sì, alla finale, come finalisti? Sì, siamo stati tra i selezionati per le audizioni live in questo concorso nazionale che si chiama Musicultura. Esatto. È un concorso, diciamo, improntato alle nuove proposte cantautorali, e noi avevamo questo EP appena autoprodotto, in totale miseria, diciamo, con questo cantautorato un po' sbilenco, un po' pazzo, fuori dagli schemi, abbiamo detto partecipiamo. E ci hanno selezionati tra non so quanto, 800 band, ne sono state selezionate una trentina per partecipare alle audizioni live. Dunque siamo andati a Macerata a esibirci, è stata la prima vera grande soddisfazione con questo progetto musicale, che poi nel tempo si è evoluto anche verso l'ambito del teatro, da dove in realtà partiva, perché le performance avevano sempre questo diciamo gusto teatrale, orientato alla povertà, al busking, all'improvvisazione, ecco, quindi diciamo un po' siamo partiti da lì per arrivare a una forma poi teatrale più matura e sperimentare il nostro, diciamo, stile di teatro canzone. Esatto, infatti tu un giorno ti alzi, ti svegli, a posto di aprire la tenda, no, la finestra, tu apri, secondo me, un sipario. Un sipario perché con Felice Cani, secondo me, ti sei dato alla grande. Dico bene? Che è successo? Che è successo? Parlaci un po' di questo Felice Cane. Parlaci un po' da dove nasce Felice Cane. Nasce da un infortunio sul lavoro. Cioè io del 2019, sì, lavorando come tecnico del suono, ho avuto un infortunio, mi sono rotto il menisco e in attesa dell'operazione non potevo stare fermo a letto ed ero frustrato anche dal non poter lavorare. Anche perché sei un ragazzo, credo, iperattivo, tu morirai di iperattività, lo dico io. abbastanza. Quindi ho detto, caspita, devo mettere giù qualcosa. E con l'occasione che c'era una serata in una rassegna teatrale in agosto dello stesso anno, ho detto devo mettere su uno spettacolo che mi consenta di poter suonare da seduto, perché sarebbe stato poco dopo l'operazione. Certo. E da questo spunto è nata l'idea di
scrivere Felice Cani, la storia di questo pagliaccio che in realtà vive attraverso le nostre canzoni, perché lo spettacolo teatrale altro non è che un bellissimo diciamo riassunto di tutta la nostra esperienza musicale. Infatti dentro lo spettacolo, che si può definire uno spettacolo di teatro canzone, entrano tutte le nostre canzoni più importanti, che contribuiscono a narrare, a descrivere la storia di Felice, che è il protagonista. Ce la racconti in poche parole la storia, perché poi ho una piccola clip da mandare. Vuoi raccontata la storia, sì, di Felice Cani? Come no? Ok, Felice Cani è un pagliaccio, un vecchio pagliaccio infermo, paralitico, che praticamente vive la sua vita dentro il circo, che a poco con una storia molto travagliata è riuscito ad acquistare e farlo suo, quindi è il suo circo. Vive in compagnia della sua spalla comica, di un altro pagliaccio che si chiama Beniamino, e assieme durante una delle dopo l'ultimo spettacolo, in una delle serate diciamo finali della storia del circo, per così dire, i due ripercorrono tutta la vita di Felice, partendo dagli esordi, quindi da quando Felice era giovane e con il sogno della musica era andato a Genova, nella patria dei cantautori, a cercare di stringere contatti, amicizie con i cantautori dell'epoca. Bene, Felice poi ci riesce, insomma, ha tutta una carriera fatta però di clamorosi trionfi e rovinose cadute, cioè dall'alto al basso, finché incontra l'amore della sua vita, Noreen, una trapezista irlandese, grazie alla quale si unisce al circo. E poi il finale non si può spoilerare, perché dovete venire a vederlo in teatro. Sì, mi stai facendo, esatto, venire in mente la canzone La donna cannone di De Gregori. Quindi mi stai dicendo che non vuoi dire la fine. Com'è? Di questo mondo. Dico che tra l'altro è stata quella canzone anche tra le ispirazioni nella costruzione di questo mondo, diciamo, teatrale, ecco. Felice Cane, vincitore del premio Città Laboratorio 2020, è in scena, va in scena alle Orestiadi di Gibellina lo scorso luglio, sì. È giusto? Sì, sì, è esatto. Ed è stato vincitore... Mi senti, Peppe? Sì, sì, ti sento, tu mi senti? Io mi sento bene. Quindi tu, okay, aspetta. Sembrate in dad, ragazzi. Ragazzi, mi sentite? No, professore, non la sentiamo. Quindi tu mi stai dicendo che non devo spoilerare niente? No, no, puoi spoilerare. Ok, allora posso mandare la clip, no? Come? La posso mandare la clip? Sì, certo, quella sì. Ok, Felice Cani, prego. Vai. Qual è il colmo per un vecchio pagliaccio infermo, padrone di circo? Chiamarsi Felice. Tagliala, che salotto che mi sono comprato, eh? Dalla strada alla luna, Benny, eh? Centro di Genova, c'è pure un mandarino giapponese, così, tanto bello. Eravamo il re di Genova, Benny. Io, tu e Fabrizio De André. Beniamino
Guarda che cosa ci ha lasciato Fabrizio. Salve. Eugenio Panzoni. Ricordi i dischi, compare. Pronto, figa, sono Eugenio Panzoni della Ricordi Dischi. Sto parlando con Felice. Tu sei il meglio di Genova, Felice. Faber mi ha detto un gran bene di te. Hai 40 secondi per impressionarmi. Avanti. La lontananza che separa il cuore tuo da quello mio non la potrà mai ricucire un buon chirurgo né un buon Dio. Grida forte il nome mio, che stasera canto io. Genova è la mia città, lo so, lo sai, che non la lascerei. Ma se tu a Napoli stava vai, lo so, papà, lo so, papà, da te io ci verrei, figa Felice, mi hai commosso, tu sei il top del top. E questa figa la incidiamo in 45 giri che andrà al top delle classifiche. Io ti porto sulla luna, Felice, ma prima ti porto a Sanremo. A Sanremo, nipote. Prendimi l'anima dentro un trapezio, trapezio, trapezio. Sono in una fantastica preparazione atletica e signore e signori, ladies and gentlemen, chicos and chicas, i coniugi cani. Bam, boom, bam, luci sceniche, musiche di Lucio Dalla e dentro me un amore incontenibile e tutto intorno. Balla, balla, ballarino, sali al trapezio e fai un... Se poi citate pure Lucio Dalla! Giuseppe, porca miseria! Ma appunto Lucio Dalla, perché giustamente in quel periodo conosce i vari grandi della musica nel suo percorso, Felice Cani, quindi c'era anche Lucio Dalla che in quel periodo, con le sue canzoni faceva scalpore, allora perché non mettere anche lui, oltre a... In realtà lo spettacolo è un grandissimo omaggio al cantautorato italiano dagli anni 60 in poi, quindi racchiude un po' anche la nostra storia, diciamo. È uno spettacolo veramente scritto con il cuore, recitato pure con il cuore. Sei stato bravo. Senti Giuseppe, sì. Ma se tu volessi vedere un grande artista seduto su una poltrona lì a guardare un vostro spettacolo, quale sarebbe? Chi sceglieresti? Indubbiamente Gino Paoli. perché lui ha... c'è una lunga storia con Gino Paoli comunque. Perché ma c'è tanto di cappello a Gino Paoli. No, l'ho detto insomma perché Gino è una parte integrante dello spettacolo, nel senso che fa parte del mondo immaginario di Felice. Felice con Gino Paoli ha un rapporto di amore e odio incredibile, tanto che lo visualizza in mezzo alla platea per una consistente parte dello spettacolo. Quindi ho detto Gino per questo. Se poi deve parlare Peppe e non deve parlare Felice, probabilmente ti direi Luigi Tenco. E allora, caro Giuseppe, siamo alla fine della nostra intervista. Peccato che la pandemia vi ha impedito, anzi dobbiamo ricordare pure, abbiamo parlato di grammatico, ma dobbiamo ricordare pure la costumista e anche la scenografa, Silvia Maimone, credo. Esatto. Dici brava bene. Silvia! brava. Ma quindi, come dicevo, la pandemia ha impedito questo spettacolo a Messina, Peppe.
Te l'ha impedito. Sì. Ma adesso avrete delle prossime date dove possiamo controllare, anche nel tuo sito, dove possiamo cercare Giuseppe Ingrassia, i Bardi, non saprei, c'è qualcosa? Allora, noi abbiamo una pagina, Facebook, abbiamo un canale YouTube sul quale per ora abbiamo anche tirato fuori un nuovo inedito sì. che abbiamo, diciamo, eseguito e composto in diverse parti d'Italia, perché devi sapere che i Bardi non sono solo Giuseppe e Leandro, cioè il nucleo fondante rimane quello di Giuseppe e Leandro, ma in realtà noi abbiamo coinvolto durante il nostro percorso una miriade di musicisti che sono Bardi anche loro, ognuno a loro modo. Che Bardi, come le cavalli bardate! Bardi è uno stato dell'animo, no? E allora Peppe, grazie, grazie mille per essere stato qui in nostra compagnia. Grazie andate a voi. Visitare il sito, andate a guardare. Sì, appunto, dov'è che il nostro pubblico può guardare i lavori di questi magnifici ragazzi? Si devono registrare comunque, come ho fatto io. Io mi sono registrato in questo sito, Peppe, dove ho visto interamente esatto. di nuovo lo spettacolo, perché ho avuto la felice fortuna di venirti a vedere all'Orestia di Digibellina. Grazie Ciccio, tu sei sempre presente con il cuore e anche con la presenza. Come no? Quindi. Grazie. Sì, ma quindi dov'è che il nostro pubblico può vedere tutte queste opere meravigliose? Allora, non mi avete risposto! Allora, noi abbiamo un canale di... Ma non ti intendo ingazzare, però! Questi uomini, Paolo, come devo fare con questi uomini? Tu gli fai le domande, ingazzare. Meno male che non sono uomo, meno male. Ingazzare, no? No, perché ci tengo, no, a divulgare quest'arte certo, no, meravigliosa figurati. Di questi giovani veramente talentuosi. Oh, e allora, il nostro canale YouTube è Bardi Folk Band, la nostra pagina Facebook è Bardi, lo spettacolo lo dovete venire a vedere a teatro quando poi... quando diciamo, tutto tornerà alla normalità. Tutti i teatri e quando finirà sì. la pandemia... Però nel frattempo potete darci un'occhiata su questo sito che si chiama Il Sonar, dove noi siamo presenti con il nostro spettacolo assieme a tante altre compagnie. Basta esatto. solo registrarsi e poi potrete visionare il video di una prova generale, non è nemmeno una messa in scena, perché la messa in scena ve la venite a vedere a teatro. Esatto, esatto. Peppe. Sarà fatto, Giuseppe! Grazie, Olè. Grazie mille per averci fatto compagnia. Grazie mille, Peppe. Grazie. Porta i saluti a Leandro. Non mancherò assolutamente. Grazie. E porta i saluti da parte mia a Silvia. E lei saluta un maschio, saluta la donna. La mia dolce Ciao Silvia. Sarà fatto. Peppe, grazie mille. Signore e signori, è stato con noi a Porta Aperta, quinta puntata, Giuseppe Ingrassia. Felice Cani! Grazie Giuseppe. A voi. Mamma mia, cara Valentina! Bravo, hai capito? Giuseppe, forza Trapani sempre! Ottimo, Ole. Ottimo, ottimo! Allora, Vale! E allora, dimmi tutto, Ciccio, mi vuoi dire qualcosa in particolare? Sì, ho quattro notizie da dare, cara Valentina, Posso? Allora, tra l'altro con in sottofondo le Spice Girls, veramente, Paolo, tu mi fai impazzire così, mi fai ricordare gli anni più belli della mia vita. E vai, balla. Ecco che scende dal piedistallo, mamma mia. Vai. Ma come si fa? Vai Ciccio, ma tu non balli, Ciccio. Come si fa? Forza coi Queen! Ciuccio, ma tu non balli, Ciuccio! Allora, mentre Valentina balla, io do le notizie! Vai! Nella campagna di Camporreale è stato multato per la somma di 160 euro con un contadino perché il mulo era privo di luci di posizione. Sordomuto tenta una rapina ma non riesce a farsi capire. Il complice esclama, fermi tutti, questa è una rapina! Non lo credono e lo picchiano! A Milano, bimbo conteso tra due padri, effettuato il test del DNA, è di un terzo. No! A Palermo, restò chiusa in un ascensore col fidanzato, è incinta. Il padre fa causa al condominio. Per quanto riguarda la pedofilia, pene fino a 12 anni. Adesso passiamo a delle inserzioni giornalistiche. Circo cerca clown, massima serietà.
Orologiaio cerca gente di polso. Aspetta, circo cerca clown massima serietà. Esatto. È l'unica che ho capito in tutte quelle. Ma no, ma dai, per favore. E no, perché c'è Freddy e quindi c'è Freddy. Equilibrista esperto cerca impiego stabile. Valentina, che ha fatto? È caduta, che ha fatto? Posso migliorare solo, eh? Cercasi altre lettere dell'alfabeto. Ex calciatore cerca un lavoro serio, anche come portiere di notte. Oh yeah! E salutiamo il nostro professor Cimabue, che oggi non è stato qui con noi perché ha una laurea da effettuare. Signori, si sta programmando per la laurea in pantologia. Non ho capito, la deve prendere lui questa laurea? Sì. O lui è in commissione di laurea che sta dando la laurea a qualcun altro? No, credo che lui è in commissione di laurea. Cioè, come, quindi però... sta dando la... Ma perché non ci sediamo? Ma perché? Beh, non lo so. Ma veramente, scusate. No. In poche parole, c'è il professore che sta studiando le figure primitive dell'uomo e sta, diciamo, prendendo una nuova laurea, specialmente nella figura dell'uomo erectus. No! Mamma mia! Mi ha telefonato oggi pomeriggio e mi ha detto: Francesco, però lo sfotto, Francesco, io... non so quando verrò in trasmissione, credo venerdì per la festa del papà. Ma quando vengo, voglio portare in scena l'uomo erectus. Mamma mia. Ma sai che sei meglio tu che il professore? No, non è vero. Vabbè, tu devi pensare ciao, che... Ciao, professore! Ciao, professore, in quanto Gaspare Calvaruso. Ciao, Gaspare. E allora, Gaspare, noi diciamo sin da adesso che la prossima puntata di A Porte Aperte qui su AP Web Radio Social TV in diretta su Video Sicilia, canale 93 del Digitale Terrestre, andrà in onda mercoledì 17 marzo alle ore 18. Esatto, cara Valentina. Alle ore 18, però non diciamo niente. Non diciamo niente perché diciamo con queste niente. Restrizioni. Ed ogni volta che diciamo qualcosa porta sfiga. Esatto, perché con queste restrizioni che sì, ci sono non è semplice. Esatto, ragazzi. Stiamo organizzando un qualcosa, però non lo possiamo guardate, dire. Guardate, avevamo in programma giorno 17 un'intervista splendida, meravigliosa. Dai, che la facciamo, dai, speriamo bene, dai. Può essere che si potrà fare, come potrà essere che non si potrà fare. Noi ce la metteremo tutta, però. Noi per ora non diciamo niente. Voi comunque rimanete sintonizzati, no? Sulla pagina Facebook di Happy Web Radio Social TV. Esatto. E così lo saprete presto. Avrete chi ci sarà, chi non ci sarà. Tutte le news. Sì. E ricordiamo che invece giorno 19... 19 marzo, per la festa venerdì, del papà, sì, venerdì 19 marzo, avremo ospite tutta la puntata, signore e signori, Leonardo Tartamella. Wow, sì, grande Leonardo! Sì, con noi Leonardo, ciao Leonardo, che di sicuro ci sta ascoltando. Bene, cara Valentina. Sì, ascolta. C'è sempre questo Francesco Pirricone che scrive: Franco, sei sempre top e con c'ha pure la bomba. Allora, questo Francesco Pirricone fa sempre i complimenti. Ascoltami, Francesco. Dai, che sta... Porca miseria, vai. Ascoltami, Francesco. Io te lo dico in maniera. No, Francesco, no, tu, Francesco Pirricone. Okay. Io te lo dico con calma, grazie, gentilezza e garbo, ma neanche tanto. Allora, se tu ogni volta devi scrivere complimenti sempre solo a Ciccio Labita, hai sbagliato proprio radio. Vatti a guardare Barbara D'Urso. Perdonala, Francesco, perdonala. Francesco, io non ti conosco, ma ovviamente sono. Francesco, scherzando. Sai, è un neopapà. Come si chiama? Il bimbo come si bimba. Chiamerà come si chiamerà? Ah, quindi deve diventare papà. Come si chiamerà? Me l'ha detto Francesco. Vedi, Francesco, continua a salutare Ciccio Labita e poi manco sa se è nato, non è nato, se è maschio, no, se dai. È femmina. Andrea si chiamerà, è maschietto. E salutiamo anche la mamma Marianna. Ciao Marianna. Marianna e Francesco, vi faccio un mondo di auguri sin da adesso. Esatto. E allora, Valentina mia, siamo arrivati ai saluti finali. Purtroppo o per fortuna, volevamo salutare tutti coloro che sono stati in diretta insieme a noi in questa straordinaria trasmissione. E chi sono? Pietro Regina. Ciao Pietro.
Belinda Salato, poi c'è Betty Maimone, Pietro Regina che mi dice un sacco di parolazze, poi c'è sempre Rita di Piazza, ciao Rita Betta, Eugena Ciaramitaro, Chiara Laudicina, Francesco Pirricone, insomma e tutti gli altri. Ragazzi, grazie mille per essere stati in nostra compagnia ancora qui su AP Web Radio e nonché anche su Video Sicilia. Vabbè, mi metto Michael Jackson, aspetta. No, non si può. Paolo, cioè, mi devi fare. No, Palestina! No! Signore e signori, ci vediamo mercoledì prossimo su AP Web Radio a Porte Aperte. Ha presentato con me Valentina Lenda, la regia Paolo Di Bella e a sparare le cazzate no, Francesco Labita. Grazie! Ciao buon ragazzi, weekend. Buon weekend! A mercoledì! A mercoledì! Ha 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 ha!